tutti in questo video vedremo tutti i benefici e tutte le proprietà dei semi di papaya secondo la scienza. Vedremo anche come prepararli e come usarli. Secondo il sito americano di pubblicazioni scientifiche Healthline.com, i semi di papaya contengono una varietà di micronutrienti essenziali. Sono ricchi di polifenoli e flavonoidi, che sono antiossidanti che agiscono contro i radicali liberi. Contengono acidi grassi monoinsaturi sani, tra cui l'acido oleico, che ha la capacità di ridurre i livelli di trigliceridi nel sangue. I suoi alti livelli di fibra aiutano a ridurre la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo e anche avere meno rischio di ictus, diabete e obesità. Possono anche aiutare a combattere le infezioni di funghi e parassiti e agiscono come un vermifugo. Questo perché hanno una sostanza, quella che ho scritto qui sotto perché non sono riuscita a pronunciare questa parola, e anche aiutano a bruciare grassi e perdere peso. Studi sugli animali dimostrano che possono aiutare a proteggere i reni, qua vi lascio il link dello studio, e sono anche un rimedio contro la stitichezza. Ma prima di prendere i semi di papaya bisogna avere certe precauzioni, perché contengono questa sostanza che si chiama isotiocianato di benzile, sono riuscita a pronunciarla, che è un composto che si trova anche in molti tipi di verdure. Anche se questo composto è stato associato a una serie di benefici per la salute, specialmente quando si tratta della prevenzione del cancro, se si prende per lunghi periodi può causare dei danni. Quindi quando si prendono i semi di papaya non bisogna farlo per lunghi periodi. Inoltre, uomini o donne che vogliono avere dei figli devono evitare il consumo dei semi di papaya perché possono interferire con la fertilità. Adesso vediamo come prepararli per poterli usare. Tagliamo la papaya a metà e togliamo tutti i semi. Li laviamo bene e togliamo i resti di papaya. Li asciughiamo bene con un tovagliolo. Li mettiamo in una padella, accendiamo il fuoco per seccarli. Una volta sono secchi, sono pronti per l'uso. Si possono prendere come capsule o anche in polvere. Questi sono alcuni dei modi come possiamo usare i semi di papaya. Spero vi sia piaciuto questo video e vi ricordo che tutti i miei libri pubblicati con la casa editrice San Paolo e Franco Angeli li potete trovare nelle librerie anche online. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete il video e lasciate la campana delle notifiche accese, così potete sapere ogni volta che carico un nuovo video. Ci vediamo alla prossima, adios amigos!